Ciò che comincia a Giffoni migliora il mondo. Dal 20 al 29 luglio torna questo appuntamento con la bellezza, con i giovani, con il cinema, 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Siamo collegati questa mattina con il suo ideatore e fondatore, Claudio Gubitosi. Buongiorno, benvenuto, grazie per la sua presenza. Buongiorno a te Paola, buongiorno a tutti gli amici di Patepio TV e a chi ci segue. Sono molto contento che all'indomani della presentazione, diciamo della narrazione, come la chiamo io, che non è una vera e propria conferenza stampa, ma della narrazione di Giffoni, possiamo adesso sentirci un po' più di calma e quindi approfondire anche con te e con gli amici della televisione qualche altro aspetto del programma di Giffoni. Eccomi qua, tutto eccoci vostro. Grazie ancora. Allora, quanta passione e quanto lavoro sono stati necessari per creare nel tempo tutta questa bellezza? Allora, innanzitutto mi guardate. Allora, sono 53 edizioni, tutte qua. Naturalmente insieme a tantissimi miei collaboratori, un po' storici, poi quelli intermedi, e questo team straordinario che ho oggi, sono circa 140 giovani, animati da quello che tu dicevi, la passione, la responsabilità, l'orgoglio anche di far parte di un grande progetto culturale e sociale. Ci sono voluti, come vedi, 53 anni, quindi oltre mezzo secolo. Quando si mette mattone su mattone, tu sai qual è, uso un termine particolare, insomma, la cattedrale che devi costruire, però ce l'hai già davanti agli occhi, anche in epoche e in tempi non sospetti, diversi. Però oggi guardo con grande amore, con grande amore quello che in questi anni è stato fatto. Giffoni, il mio paese dove sono nato 72 anni fa, è cambiato morfologicamente, è un paese che non soffre lo spopolamento, è un paese che ormai è conosciuto in tutto e amato in tutto il mondo. E hai fatto bene a dare questa bella inizio quando hai detto ciò che succede a Giffoni migliora il mondo. Ed è la verità, perché il mondo lo migliorano i giovani, lo migliorano i ragazzi, perfino i bambini con le loro famiglie. L'aspetto più importante di Giffoni, parla una televisione che parla di valori, di esperienze anche emotive e anche di religione, di cultura della religione. Più volte io ho detto, quando mi è stata data la possibilità, che io provengo da una cultura francescana, perché nel mio paese, a Giffoni, Valle Piana, c'era tra l'altro un frate, Giovanni Rotondo, ecco, padre Frappio. E sono cresciuto lì, però Dio ha voluto poi che la mia missione non la svolgessi praticamente in un convento, ma in un altro modo. E credo averti risposto bene su come oggi la parte valoriale di Giffoni, oltre a quello che sono forse anche i temi che noi andiamo a individuare e che sono un percorso, sono parte di questa monumentale opera che è Giffoni. E ancora una volta dico, non guardate Giffoni dai programmi soltanto, ma guardiamo Giffoni nel suo grande progetto. Un evento che si fa famiglia, che è famiglia, un paese che si ritrova, è tutta una comunità intorno a questa idea che viene vissuta, richiesta da tantissime parti d'Italia e nel mondo, siamo presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, in 35 nazioni all'estero. Ecco, c'è una voglia di Giffoni, un desiderio di socializzazione, ancora di più oggi quando vedo i numeri che noi abbiamo presentato, cara Paola, 6.500 Giffoni da ogni parte del mondo e d'Italia, già in cammino verso Giffoni, che attendono questo evento, in un'epoca dove è il momento dove uno può avere tutto e subito. Pensate che si aspetta un anno per ritornare a Giffoni, per vivere questa esperienza unica di fantasia, di energia, di conoscenza. Aggiungo che tra le tante cose, tanti valori, uno degli aspetti più importanti che si dovrebbero verificare con gli occhi, però, con gli occhi, è che in 10 secondi ragazzi che non si conoscono sono già amici. Che meraviglia! E questa è una cosa straordinaria. Pensate che ragazzi
che vengono appunto per il loro primo viaggio intercontinentale o europeo, arrivano e dormono, vengono accolti nelle famiglie, che è una cosa che non è recente, è dal 1971, anche per la mancanza di alberghi e di bed and breakfast, non c'erano queste cose prima, bene, le famiglie spalancano porte, finestre, tutto per accettare, e anzi io dico poi adottare queste famiglie, che non smettono mai poi di collegarsi. Certo. Sono famiglie che si conoscono da 50 anni e ritornano a Gifoni, adesso sono nonni, hanno insomma nipoti e via di seguito. Questo è il bello di un altro aspetto sociale, di un festival che non è solo un festival, dove il cinema per noi, che è sicuramente importantissimo, col cinema riusciamo a leggere, Paola, le criticità di questa società, i dubbi che noi trasmettiamo ai ragazzi, le incertezze, i desideri loro, ecco, dobbiamo intercettare temi anche molto sensibili, il rapporto con i genitori che è fondamentale, la crisi anche un po' esistenziale, i problemi che hanno i ragazzi nel dover accettare anche la loro crescita, per non parlare poi della solitudine e di tutto quello che anche il post-Covid poi ha creato, ecco, la guerra in Ucraina o comunque tante altre aspetti sociali. Ecco, nei film di Gifoni, partendo perfino dai bambini di più 6 fino agli adulti, ci sono tutti questi temi trattati naturalmente nel rispetto della loro età. È un mosaico meraviglioso quello che hai prospettato. Hai dato un numero importante, 6.500 Gifoner da 30 nazioni. Io aggiungo 99 film in competizione da 35 paesi, 4 anteprime, 20 eventi speciali, più di 200 talenti, 250 giovani con meno di 30 anni che saranno protagonisti di Impact, quindi incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport, 22 artisti musicali, laboratori, attività di animazione per le famiglie, poi anche il Gifoni Food Show con 20 progetti speciali con enti, associazioni, aziende, insomma davvero una 9 giorni straordinaria e incredibile pensata per i giovani, dove i giovani sono i protagonisti. Io vorrei ricordare, direttore, lo ha fatto anche lei, quel famoso testamento umano e morale che vi affidò nel 1982 François Truffaut, quella frase scritta a mano che è questa: tra tutti i festival del cinema, quello di Gifoni è il più necessario e tu hai aggiunto indispensabile. Questo racchiude un po' tutto quello che hai raccontato e che ci hai detto, però insomma un testamento importante, una responsabilità incredibile quella che vi ha consegnato Truffaut. Quando Truffaut, che è stato nel 1982, potete tutti immaginare che cos'è, poteva essere Gifoni nell'82, no? Ecco, non nemmeno minimamente una cosa di oggi, però lui guardò con attenzione la straordinaria povertà del luogo e delle nostre strutture, che per lui era straordinaria, bellissima, la semplicità con la quale noi ci approcciavamo anche a grandi nomi come il suo, l'identità di un paese che si ritrova con le sedie in piazza a godere della sua presenza. Ecco, queste cose lo colpirono moltissimo e anche tutto l'impegno che in quel momento riuscì a trasferire, e mi ricordo questo incontro molto particolare con lui in una stanza tra l'altro di una scuola, perché non avevamo sede, quindi durante il festival di quegli anni gli istituti scolastici di Gifoni diventavano i nostri uffici momentanei e ci guardavamo negli occhi. E lui capì immediatamente, sorrideva sempre, capì immediatamente, voglio dire, più lui che io, devo dire, la potenza di questa idea e anche la forma di questa missione, la forma di una missione. E naturalmente a questo, dopo 41 anni, questo suo testamento irrompe in modo molto forte quest'anno con il tema indispensabili. Lo scorso anno, come tu ben sai, abbiamo trattato gli invisibili ed è stato un tema che è stato molto molto dibattuto. Tra l'altro, certo, cito ancora una volta anche Papa Francesco all'Angelus il 17 luglio dello scorso anno, si affacciò, salutò tutti i ragazzi di Gifoni, commentò il tema scelto e ci benedisse. E quest'anno c'è questo ponte con gli indispensabili. Alla fine, se ci facciamo caso, semplifichiamo le cose, Paola, che cosa è indispensabile? Però vediamo noi, ognuno di noi,
che cos'è questo concetto di indispensabili? Certamente allunghiamolo un momento dicendo ma i giovani sono indispensabili, i ragazzi sono indispensabili, in una società che non fa più figli c'è un futuro che dobbiamo trasmettere, ma vivendoli oggi nel presente. Ecco, questo concetto di indispensabili legato a invisibili, perché naturalmente i giovani ci sono, ma a volte non sono mai i protagonisti della vita sociale e culturale, non prendono, gli adulti non li hanno mai messi al centro della propria, diciamo, attività. Oggi indispensabili sono anche piccole cose, stringersi una mano, fare una carezza, guardarsi negli occhi, respirare l'energia di questi ragazzi. Sono indispensabili, come ha detto Henry De Luca, che poi è l'ispiratore di questa immagine di quest'anno, che è straordinaria, perché tocchiamo i cinque sensi. E quindi lui ha detto la vista per il cinema, ma io dico la vista per guardare la luce anche dei nostri ragazzi, il tatto per una carezza. E poi la mano che può, come ha detto De Luca, tirare dal mare un ragazzo, una persona che sta per affogare. Ecco, voglio dire, indispensabili dobbiamo rapportarlo anche al nostro tempo. Ma quanto tempo inutile perdiamo che non è di indispensabile? Ma quante cose dentro noi continuiamo a vivere, a fare, non ci rendiamo conto che il tempo passa e che sono inutili. Rendiamo la nostra vita, partendo da noi stessi, indispensabile, perché se facciamo così possiamo senz'altro condividere in un modo sociale molto più aperto e molto più chiaro la nostra vita insieme agli altri. È indispensabile la socializzazione. Oggi quei numeri che tu hai dato, Paola, e ti devo fare i complimenti, che hai fatto un ottimo intervento, vedo che hai letto bene, voglio dire, hai visto bene la nostra percorso, che è complesso, però lo hai ben riassunto. Ecco, questi 6.500 ragazzi è un numero sicuramente incredibile. Abbiamo superato perfino quelli del 2019, del post-Covid. Perché? Perché c'è stata tanta attenzione e devo dirti tanto lavoro. Tu ci hai chiesto quanto tempo ci vuole per fare Gifoni, ma Gifoni non ha tempo, perché tu inizi e non finisci mai. Ecco, ti trovi in festival, ma già sei pronto per altre sfide e per altre attività. Poi c'è il tempo del pensiero, noi l'abbiamo fatto a Bacoli, che è in provincia di Napoli, ma questo è un percorso che parte da un altro luogo mitico, che è Velia, dove 2700 anni fa Parmenide e Zenone creano la prima scuola occidentale del pensiero. Sottolineo ancora una volta, Paola, pensiero. Significa che ogni cosa che fa Gifoni ha un percorso filosofico, soprattutto umanistico. I ragazzi debbono giocare perfino con queste cose qui, e noi ci siamo inventati questo percorso, diciamo un po' mitologico o storico, perché è una macchina del tempo. Ecco, loro debbono ritornare a capire bene da dove vengono le radici della cultura, le radici della socializzazione. Abbiamo fatto Velia, poi Pestum tra i templi, l'anno scorso è stata una cosa straordinaria perfino nel parco archeologico di Pompei, e adesso lì a Cuma, poi a Bacoli, dove c'era questa cosa evocativa dell'antro della Sibilla. Ecco, allora tutto questo ci mette nelle condizioni di affrontare con una certa, devo dire, responsabilità, c'è sempre maturità, quello che è il nostro rapporto con le generazioni. Oggi ancora... Direttore, fermiamoci un attimo, lo sa, come dire, conosce bene i tempi televisivi, dobbiamo fermarci per un tassativo, 30 secondi e poi torneremo con te, con Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Gifoni Film Festival. Restate con noi. Un laboratorio di socializzazione, potremmo dire, di condivisione. Questo è il Gifoni Film Festival. Questa mattina abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il suo ideatore e fondatore, l'anima del Gifoni Film Festival, Claudio Gubitosi. Allora, potremmo dire che Gifoni è anche sinonimo di parola, di confronto e di conoscenza, perché i giurati hanno fame di sapere, si raccontano, condividono e... Come dicevi anche tu, c'è la bellezza, no, anche dei cinque sensi, quindi di poter guardare, sentire e toccare. Poi anche il confronto con personaggi importanti del mondo del cinema, della cultura, dello spettacolo, della scrittura.
E questo è un altro aspetto molto importante di Gifoni. Lo dico a chi ci sta ascoltando. L'esperienza anche dei talenti che vengono a Gifoni, dei tanti protagonisti della vita sociale, politica, economica, di scienza, arte in generale, che vengono a Gifoni, è molto diversa da quando si va in un altro festival. Di solito i talenti vanno, non so, a Venezia o comunque a Cannes, dove sono, per presentare i loro film. A Gifoni no. Sì, in parte può succedere, come succede quest'anno, che inaugureremo il festival con la prima o l'opera prima di Claudio Bisio, ma tradizionalmente non è sempre così. Allora si viene per ascoltare, tu hai parlato di ascolto e questo è importante. E a tutti quanti chiedo e dico, venite e ascoltate i ragazzi. Poi dopodiché si possono creare collegamenti, ponti, chiedere. Voi immaginate che i ragazzi si incontrano quest'anno con premi Nobel, premi Oscar, con personaggi anche della vita istituzionale, che loro vedono tutti i giorni in televisione, no? Ministri, sottosegretari, protagonisti della vita giornalistica, sono 7 direttori di giornali che verranno a Gifoni per parlare con i ragazzi, ma chiedergli anche loro qual è la loro vita, cosa vogliono, quali sono gli interessi. Ecco, possiamo dire ancora un'altra cosa, ma come vedono il nostro paese? Ecco, è importante che noi diamo certezze, sicurezze, prospettive, aspettative. Li dobbiamo far ritornare a sognare, che tutto questo purtroppo dal Covid in poi è finito. E noi siamo molto responsabili perché ci rendiamo conto, ed è bruttissimo quando di ogni erba si fa un fascio. Quando si arriva a Gifoni vedi una gioventù che non è diversa dalle altre, vedi una gioventù attenta, vedi ragazzi capaci, ansiosi, la mattina sono i primi a correre nei cinema, sono gli ultimi che se ne vogliono andare. È bellissimo vedere questo confronto in sale da 800, 700 posti, alzare una mano, chiedere ai registi, a tutti quanti, sono dibattiti e confronti aperti sui temi. E quindi credo che questo sia uno degli aspetti anche più vivaci, anche più potenti che Gifoni possa fare. Noi ci troviamo di fronte a tante problematiche, a volte mi stanco di leggere, di vedere, di sentire tutte queste cronache che ci sono, che esistono, per l'amor di Dio, di gruppi di ragazzi che fanno cose che non dovrebbero mai fare, soprattutto minorenni. Ecco, questo ci deve preoccupare. Noi dobbiamo stare ancora più vicini a loro. Dobbiamo far capire che esiste il loro mondo, ma non è solo il loro mondo, ne esistono tanti altri, dove se li conoscono, li capiscono e forse cambiano. E ai Gifoner, come noi affettuosamente li chiamiamo, ormai sono milioni in tutto il mondo, gli affidiamo, come lo affidiamo quest'anno, un compito. Voi dovete, finalmente lo possiamo usare questo termine, contaminare con la vostra saggezza, con la vostra bellezza, con il modello anche di vita che voi tenete, gli altri, e far capire che ciò che succede a Gifoni migliora il mondo. Questo non è una frase, è una cosa veramente straordinaria. Quindi credo che quest'anno gli adulti avranno una bella lezione di vita nel guardare una società negli occhi. I nostri giovani bisogna guardargli negli occhi e non soltanto sapere in generale che esistono. Quindi sarà un altro bel confronto, un progetto molto grosso Gifoni. Guarda Paola, mi fa piacere che mi hai fatto queste domande. Io non riesco, faccio vedere solo tante schede che mi sono fatto perché è difficile pure per me poterlo presentare in un certo modo. Ma credo che noi abbiamo trasmesso oggi quelli che sono il concetto dei valori, la responsabilità, ancora una volta richiamo questa cosa che noi abbiamo, e la capacità di mettere insieme tante culture diverse, religioni, storie, culture diverse. Questo è, in questo momento è qualcosa di veramente straordinario, sembra quasi normale, invece a volte la normalità è tutta un'altra cosa. Quindi apprezziamo molto e ci rendiamo conto che quando tu hai detto 100, 200, ma qua verranno tutti, e sarà bellissimo vedere che quei ragazzi che tu hai detto, i 250 impattatori, la sezione si chiama Impact, perché ognuno di loro ha il compito di ritornare nel proprio paese, nelle proprie scuole, nelle università dove vivono e impattare gli altri, una sorta di tam tam generale dove la bellezza di questa gioventù deve essere espressa, ammirata, capita e apprezzata
in ogni angolo del nostro paese, d'Europa e del mondo. È molto bello quello che dici, mi ha colpito soprattutto quando facevi riferimento alle sale gremite di 700-800 giovani che alzano la mano e vogliono porre una domanda al regista. In qualche modo cade quel muro, come dire, quella differenza tra spettatore e attore, spettatore e regista. Ho come la sensazione che a Giffoni si sia tutti sullo stesso piano, quindi non ci sono le celebrities, ma ci sono appunto uomini e donne che si confrontano con giovanissimi uomini e giovanissime donne. Basta pensare, Paola, che questo ogni tanto lo dico perché mi fa piacere, è che quei dettagli che però ti danno il senso di come quel concetto di filosofia, di percorso filosofico, poi lo applichiamo un po' in tutto. Naturalmente noi abbiamo fatto e stiamo facendo grandi campagne per l'ambiente, per la salvaguardia del mondo, insomma quello che dobbiamo fare. Ma Giffoni non c'è il tappeto rosso, che sembra un simbolo straordinario per tutti gli altri. C'è un tappeto, ma gli abbiamo cambiato il colore. Sì, e ogni anno lo cambiamo. Sì, sì, non è vero, è vero. Ho notato, Paola, questo. Rosso, sì. Nel concetto generale è qualcosa di esclusivo. Esatto. Possono passare di sopra solo alcune persone. Rosso, in questo caso, è un colore che allontana, non avvicina. Ecco, allora, chi viene a Giffoni fa il carpet, perché è bello dare la possibilità a migliaia di famiglie, di persone, insomma chi viene a Giffoni, di avere un contatto stretto, diretto. Pensate che sono pochi centimetri dal carpet al pubblico, proprio pochi centimetri tra selfie, autografi, tutte le cose che possono fare. C'è una semplicità protetta, naturalmente. C'è un qualcosa di magico, dove perfino quelli che fino a qualche ora prima, attraverso pure i loro agenti, mi raccomando, questo non arrivare a Giffoni, fanno tutto e anche oltre quello che si era stato programmato. Ecco, si diventa normali, non dico umani, si diventa normali a Giffoni. È evidente che quando sono venuti e vengono, ricordo Meryl Streep, ricordo veramente i più grandi del cinema, ma è bastato uno sguardo nella sala, uno sguardo sul nostro carpet, per capire immediatamente dove stavano e in che festival si trovavano. E quindi poi i commenti, il tam-tam che fanno in giro per il mondo, la richiesta di ritornare a vivere l'esperienza di Giffoni è molto forte. Guardate, lo è per i ragazzi che, come dicevi tu, sono stati, sono e saranno sempre i protagonisti, perché Giffoni fa bene alla salute. Adesso può sembrare una battuta, ma è evidente che gli aspetti anche così complicati di entrare nella vita anche intima dei nostri ragazzi, poi metterli tutti insieme e sapere dalle famiglie: ma che è successo a mio figlio? È venuto a Giffoni e non lo capisco più, il meglio, non il peggio. Non voleva studiare e adesso studia, non voleva imparare la lingua inglese o il francese o altre lingue e adesso la impara, e che già si prepara all'edizione dell'anno prossimo. E così le scuole, i docenti, noi, questo te lo voglio dire, arriviamo a Giffoni dopo che abbiamo fatto un percorso da settembre ad oggi, dove abbiamo coinvolto centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze, non so quanti incontri nelle università abbiamo fatto. Mi fa piacere che Giffoni è ancora anche un caso di studio, come dicono adesso buone pratiche, perché siamo arrivati quasi a 300 tesi di laurea sull'esperienza di Giffoni. Ecco, sono molto contento di poter portare anche a casa questo risultato quest'anno. Poi fatemi però ringraziare, per favore, perché un uomo solo al comando non funziona e non fa niente. Però intorno a me e vicino a me ci sono tanti di quei giovani, età media 33-34 anni, che sono 140, più 500 adesso che si avviano a far muovere tutta la macchina di Giffoni. Pensa che noi abbiamo una sezione, perché si chiama più 18, Paola? Perché non ce la facevo più, perché i ragazzi arrivati all'ultimo anno del festival non lo volevano lasciare, non lo volevano mollare, e adesso c'è stata una crisi di identità quasi depressiva, per l'amor di Dio. E allora ci siamo inventati la sezione più 18, dove ci posso entrare pure io, che ho 72 anni. Quindi abbiamo dato la possibilità a tutti di continuare a vivere l'esperienza di Giffoni.
E il Gifoni fa bene al cuore, sicuramente alla mente, al fisico, perché è così, è un laboratorio motivazionale, è qualcosa che, come raccontavi tu stesso, cambia i giovani. Io vorrei ricordare che attraverso il sito ufficiale gifonifilmfestival.it sarà possibile consultare il programma, informarsi sulle attività e prenotare le anteprime, gli eventi speciali per le dirette streaming che saranno raccontate sul canale ufficiale gifonilive.it, come vedete qui in sovraimpressione. Grazie, grazie per essere stato con noi Claudio Gubitosi, ideatore, fondatore, anima del Gifoni Film Fest, ma come hai detto tu stesso è la squadra, sono tutte le persone che hai intorno che, come dire, fanno in modo che questo sia un evento del quale sicuramente si continuerà a parlare ancora per decenni, perché no, vi auguriamo per centinaia d'anni. Grazie. 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 Grazie Paola, fammi ringraziare tutto il team vostro, i tecnici che oggi hanno fatto questa ripresa con te, tutti gli amici di Padre Pio TV, che tra l'altro io pure vedo la mattina e ascolto anche le messe, attenzione, anche questo lo voglio dire, quindi sono molto contento oggi di essere stato vostro ospite, ma mi sento, se mi posso permettere, a casa mia, nella vostra televisione. Grazie, grazie anche per questa aggiunta. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, dopo le fatiche del festival, per rigenerarti nello spirito. Grazie, grazie ancora. Noi ci fermiamo qui, linea alla regia e poi di nuovo insieme. State con noi.